Allora, a questo punto abbiamo dimostrato che nell'ipotesi di lavoro, diciamo nelle cose in cui voglio massimizzare il lavoro utile, trovo che il punto di massimo, se ovviamente nell'ipotesi ancora di ciclo endoreversibile, si trova nel punto in cui beta è uguale a tau elevato a 1 su y. Questo ovviamente sarà il punto di massimo. Ovviamente il lavoro utile si annulla sia nel caso in cui io ho che il punto 2S coincide con il punto 3, sia nel caso in cui ho un ciclo sostanzialmente fatto così, in cui il punto 1 coincide quasi con il punto 2S. Quindi sia che ho rapporti di compressione praticamente unitario, o di 0, sia nel caso in cui ho un rapporto di compressione massimo, però a quel punto comunque annullato, perché i due delta t, quello di compressione e quello di, diciamo, di espansione, sono sostanzialmente uguali e quindi ho annullato il lavoro, senza considerare poi le irreversibilità. Ovviamente questo ragionamento, ragazzi, tenete presente che serve soltanto a capire una cosa, capire che innanzitutto che i rendimenti, quelli reali, non questi qua del joule ideale, quelli reali sono funzioni ovviamente del tau e del beta, ma attenzione, perché saranno funzioni, oltre che di questi fattori, anche delle irreversibilità, cioè dei rendimenti sia della turbina sia del compressore. Per cui questo ragionamento lo possiamo fare esclusivamente dal punto di vista accademico su una macchina reversibile che non esiste, endoreversibile che non esiste, che per, soltanto per capire che il massimo del beta non corrisponde al massimo ovviamente del lavoro. Quindi attenzione alle ottimizzazioni, perché se io voglio ottimizzare anche sul ciclo reale il rendimento, non è detto che il massimo rendimento anche per il ciclo reale corrisponde al massimo del lavoro utile, perché ho questo, lo stesso problema ce l'ho ovviamente anche sul ciclo reale. Beh, quindi io dovrò andare a cercare una soluzione di ottimo, che è una soluzione di compromesso tra io voglio sia un lavoro utile il più grande possibile da un lato, sia voglio il rendimento il più grande possibile. Da un lato cosa guadagno se il lavoro utile è più grande possibile, ragazzi? Nelle dimensioni della macchina, perché a parità di portata macchina, perché se io voglio un lavoro utile più grande, io posso pure aumentare la M punto, ma se aumento la M punto devo aumentare la taglia della macchina. Quindi è evidente che se una macchina deve volare o deve andare, diciamo, su un mezzo, diciamo, ovviamente che si muove, e io voglio una macchina leggera, quindi posso anche voler sacrificare il rendimento al lavoro utile. Chiaro? Perché? Perché ovviamente in quel caso io devo, a parità di portata massima, quindi a parità di leggerezza, ottengo la massima prestazione e potenza della macchina, non vi è chiaro? Allora, guardate il lavoro utile. Lavoro utile, ricordiamoci, cioè M punto CP dicono 1 per tutto questo. Ora, massimizzare il lavoro utile a parità di portata massima CP e T, abbiamo detto che è vero questo, giusto? Ma attenzione, io posso pure mettermi in una cosa qui, va bene? In questa condizione cosa avrò? Avrò un rendimento più elevato rispetto a questa condizione, certo che ho un rendimento più elevato, perché io più mi metto verso destra più il rendimento sarà elevato. Cosa perdo? Perdo il lavoro utile, ma non il lavoro utile in senso assoluto, il lavoro utile per unità di portata massica. Quindi se io lo voglio recuperare, che faccio? Se ho perso il 20% di potenza perché voglio migliorare il rendimento, quindi voglio consumare di meno, bene, devo aumentare la taglia della macchina, e aumentare la taglia della macchina significa un maggiore costo, ma potrebbe significare anche un rapporto peso-potenza peggiore, e quindi sul banco il motore ha un rendimento migliore, è un lavoro. Poi vado, diciamo, su strada, e poiché io devo sempre trasportare me stesso, ovviamente lo perdo, diciamo, in termini di pesantezza, e quindi lo riposo. Quindi attenzione, quindi questo serve per farvi abituare, non, la macchina reversibile abbiamo detto che non esiste, ma serve per farvi capire che l'ottimo del lavoro non sempre corrisponde all'ottimo del rendimento. Sarebbe bello avere l'ottimo del lavoro coincidente con l'ottimo del rendimento. In questo caso non è così, va bene? E non lo sarà neanche nei casi reali, lo potete ben comprendere, quando andrete a fare il corso di macchine. Io mi fermo qui, ovviamente, in termini di prestazione. Poi andrete avanti, quando andrete sul corso di macchine andrete, diciamo, a riprendere questi cicli, ovviamente metterete dentro le irreversibilità e le cose cambieranno ulteriormente. Va bene? Allora, ritorniamo. Vi è chiaro adesso il discorso della portata massica? Cioè, io quel lavoro che perdo qua, mettendolo qua,
metto il 50% in più di porta da mastica e ce l'ho comunque, quindi ho la stessa potenza della macchina. Però diciamo, ho messo il 50% in più di porta da mastica e quindi di peso. Allora, ritorniamo a questo punto alla nostra macchina. Anzi, prima di, diciamo, di ritornare alla nostra macchina e fare qualche ragionamento in più, visto che stiamo sul lavoro utile, andiamo a guardare anche, diciamo, il lavoro utile reale. Allora, il lavoro utile reale a cosa è uguale? Non quello, diciamo, del reversibile, è uguale a M punto CP, che moltiplica ovviamente T3 meno T4S, T3 meno T4S moltiplicato il rendimento della turbina gas. T3 meno T4S moltiplicato il rendimento, dico bene. Mi trovate? No, non mi trovate. È quello reale. Questo è reale, lavoro utile reale. Quindi diciamo, è il lavoro di turbina reale, giusto? Questo è l'ideale. Moltiplicato il rendimento della turbina, cosa fa? Il lavoro reale, mi trovate? Sì, sì, sì. Quindi, ancora meno M punto CP, che moltiplica cosa? T con 2S meno T con 1 fratto il rendimento del mio compressore. Beh. Quindi quello che avevo qui, eccolo qua, non è più così, cioè se i rendimenti ovviamente sono unitari, mi ritorna questa relazione che avevate qua. Se i rendimenti non sono unitari, ovviamente ho decurtato questo pezzo e ho aumentato questo. Quindi questo che cosa potrebbe diventare? Addirittura più grande di questo. Cioè potrei avere che l'L con U diventa minore di 0, cioè ho la giostra, non ho più il... Cioè, vabbè, guardate com'è bello, gira questa macchina, sì, ma devo dare il lavoro. Poiché io non voglio la giostra, voglio questo, e questo sia maggiore di 0, devo verificare quando queste condizioni sono verificate. E andiamo a vedere. Ovviamente per fare questo posso, anche qui posso moltiplicare tutto per T con 1, e quindi ho... inutile che vi faccio tutti i calcoli, cioè ce li ho. M punto CP T con 1 che moltiplica questo primo pezzo, quindi M punto CP che moltiplica tau, che moltiplica 1 meno beta di su epsilon, 1 meno beta epsilon moltiplicato il rendimento della turbina, meno quest'altro pezzo qua, c'è un T con 1 che manca, M punto CP T con 1, ok, ora funziona, vi trovate? Beh, ragazzi, sto prendendo questo, M punto CP T con 1, quindi questo primo pezzo qua era questo, era questo pezzo qua, e poi c'è il mio punto CPT con 1 che moltiplica quest'altro pezzo che era questo. Ci siete? Senza che, se no, se volete ve lo rilascio, era la stessa cosa. No, non siamo male. Quindi ancora il mio punto CPT con 1 l'ho messo lì e quindi ho beta elevato a epsilon meno 1 fratto il rendimento del compressore. Tutto questo lo voglio sempre maggiore di 0, abbiamo detto. Questo è il lavoro utile. Allora, se andiamo a vedere, allora, ovviamente diciamo, questo M punto è diverso da 0, CP è diverso da 0, T con 1 è diverso da 0, per cui questo lo posso buttare via, basta che questo sia maggiore di 0 e ovviamente il lavoro utile è maggiore di 0.
perché la prima parte è sempre la di 0. Quindi basta che la tau, anzi fatemi cancellare questo pezzo qua, che sennò faccio confusione con quest'altra formula. Quindi basta che tau, che moltiplica 1 meno 1 fratto beta elevato a y, sia maggiore di beta elevato a epsilon meno 1 fratto eta, qui ci manca l'eta turbina, sia maggiore di questo pezzo qua. Quindi possiamo ancora dire che questo è vero nella misura in cui il rendimento della turbina che moltiplica il rendimento del compressore è maggiore di tau, no, pardon, beta elevato a epsilon meno 1 fratto beta elevato ad epsilon meno 1 ancora, che moltiplica beta elevato a epsilon diviso tau. Ho fatto due passaggi, ragazzi. Questo qua è beta elevato a epsilon meno 1 diviso beta elevato a epsilon. Quindi se lo porto da quest'altro lato è beta elevato a epsilon meno 1, e ovviamente beta elevato a epsilon l'ho portato sopra. Ci siete? Sì. Chi è che ha detto no? Quindi questa e questa se ne vanno. Per cui questa cosa, attenzione, è vera nella misura in cui eta della turbina per eta del compressore è maggiore di beta elevato a epsilon diviso tau. Se questo non è vero, attenzione signore, la macchina non gira, non funziona. Quindi c'è una condizione limite, diciamo, che deve essere verificata affinché questo, diciamo, ovviamente possa funzionare. Quindi se nei vostri esercizi, nei vostri calcoli, dovesse venire che questo è minore di questo, la macchina è esercizio sbagliato, perché non vi possiamo dare le giostre, noi vediamo il bifone in bianco. Quindi lo potete tenere come prova del 9, la macchina non funziona. Allora, detto questo, diciamo, la parte matematica l'abbiamo espletata, quindi abbiamo, diciamo, trovato tutta una serie di fatti importanti, che però adesso su cui vorremmo ancora un po' ragionare insieme, sia per capire come sono fatte le macchine reali, sia per fare ovviamente qualche ragionamento sull'ottimizzazione di questo ciclo. Allora, come sono fatte le macchine reali? Lo devono fare tutti, meccanici e elettrici. L'ottimizzazione ovviamente è compito dei meccanici. Allora, e di chi vorrà l'opera? Ovviamente. Cancello qui? Allora, ragioniamo prima, diciamo, come possiamo, diciamo, alleggerire questa macchina. Allora ragazzi, diciamo, questa macchina che ho fatto vedere qua, questa qui, è una macchina che vedete molto raramente nel vostro mestiere. Cioè, se andate all'estero, se andate in Francia piuttosto che in altri paesi in cui c'è il nucleare, potreste trovare quella macchina. Cioè, un impianto nucleare dovete tenere rigorosamente separato il set dal fluido di lavoro. Guai che si mescolasse, per questione ovviamente comprendete perfettamente, no? Cioè, non potete inquinare il fluido di lavoro, perché ovviamente questo significherebbe ovviamente portare radioattività all'interno del vostro, cioè, una turbina, del riscaldatore, quindi sarebbe molto più complesso. Invece più separazione c'è tra la parte del reattore e la parte dell'impianto, e più le cose funzionano. Quindi questo impianto lo trovate, ma lo trovate raramente, non in Italia. In Italia, abbiamo messo la pietra, già una pietra tombale sopra, quindi è difficile trovare. Anche per un altro motivo non lo trovate. Perché noi abbiamo detto che, scusate, che differenza rispetto al ciclo Joule, cioè rispetto al ciclo Rankine? Noi abbiamo detto che non volevamo, diciamo, gli scambiatori, e poi qua ci sono due scambiatori che sono gli stessi che abbiamo nel ciclo, diciamo, nel ciclo Rankine. E allora che vantaggio c'ho qua? Dove sta il vantaggio? Anzi, lì c'è uno scambiatore con del vapore, quindi vedremo quando faremo trasmissione del calore che il vapore, diciamo, i liquidi in passaggio di fase hanno delle trasmittanze molto più grandi che gas-gas,
Quindi addirittura dovevo fare nel ranking, fare dei, diciamo, gli scambiatori più piccoli rispetto a questa situazione qua, in cui c'ho gas da un lato e gas dall'altro, diciamo, lato, ma lì mi fumi gas, e quindi ancora peggio. Allora dice, ma il professore forse, diciamo, aveva bevuto qualcosa prima di andare in classe? No, non ho bevuto niente. Nella realtà non è quello l'impianto che noi utilizziamo nella realtà, quello che vedete sugli aerei, quello che vedete nella produzione energetica, non è questo. Che cosa si fa realmente? Si fa questo, ragazzi. Si prende l'aria, si porta l'aria in un compressore, quindi prendo l'aria atmosferica, a metà è un gas, funziona, la prendo dall'esterno, quindi prendo il compressore, porto questa, diciamo, a valle della compressione, porto l'aria compressa in un bruciatore, quindi prendo che cosa? Ossigeno che c'è nell'aria, più che cosa? Combustibile. Quindi combustibile e comburente, qua nell'aria c'è dell'ossigeno, quindi quella parte di ossigeno che c'è nell'aria mi serve alla combustione. Quindi qui non ho uno scambiatore, c'ho un bruciatore, giusto? Dopodiché i fumi di scarico, così come sono, li prendo e li porto in turbina. Tutto rigorosamente sullo stesso asse. Quindi turbina a gas. Prendo i fumi e li scarico in atmosfera. Che cosa ho ottenuto? Ho ottenuto un impianto senza scambiatori, vedete? Ma che dal punto di vista logico è esattamente ripercorre, a meno del fatto che ho cambiato fluido, sto facendo un po' quello che facevano loro, stavo nel gioco delle tre carte là in fondo, no? Prima. Non erano le tre carte, erano le carte normali, non erano truccate, giusto? Allora, quello che, diciamo, era nella pausa, quindi non vi preoccupate, non sto facendo nulla di... Ora ne approfitto anche la pausa di sfogarsi con un po' di carte. Anche io, diciamo, durante la lezione, utilizzo qualche volta il gioco delle carte. Poi vi dico, però non è il gioco delle carte. Perché? Perché questa, in questa situazione, fin qui è aria. Quindi la prima trasformazione su aria. Man mano che io mi sposto verso di qua, parte dell'ossigeno diventa CO2. Giusto? Quindi sto cambiando caratteristiche, cioè nella, se volessi, diciamo, rappresentare la trasformazione termodinamica di questo impianto, qui c'ho aria, c'ho un unico gas e funziona. Dopodiché qua non c'ho soltanto aria, c'ho aria che gradualmente nel riscaldarsi, perché sta avvenendo la combustione, l'ossigeno che diventa? Diventa CO2, giusto? E non solo, diciamo, il metano che sto mettendo dentro, parte del carbonio sta diventando CO2 e l'altra parte dell'idrogeno diventa acqua, giusto? Quindi parte, diciamo, CO2 parte acqua. Quindi ho, man mano che, diciamo, questi entra aria pulita, escono da questo nella trasformazione 3, ho fumi. Per cui dal punto di vista strettamente logico, se io volessi dire va bene, prendo un CP medio tra quello che è l'aria e quello che è, diciamo, i fumi di scarico, in questo ragionamento funziona, ma funziona un po' con qualche forzatura, giusto? Però noi lo facciamo, diciamo, noi, diciamo, comunque continuiamo a fare queste approssimazioni, perché queste approssimazioni ci portano a degli errori che sono ingegneristicamente assolutamente accettabili. Non solo, ci portano a fare una serie di considerazioni termodinamiche che ci possono essere aiuti anche d'aiuto anche nell'ottimizzazione. Per cui questo ciclo Joule, diciamo, quello aperto, lo chiamo questo qui, giusto per differenziarlo dal ciclo Joule chiuso, nella realtà un ciclo è un ciclo, quindi nella realtà un ciclo è sempre chiuso, anche se, diciamo, in molti testi trovate ciclo Joule aperto e ciclo Joule, ma come aperto sei un ciclo, che vuol dire? Aperto è l'impianto, cioè l'impianto è, diciamo, come vedete, aperte, come se io, arrivato qua al fumo, insomma, ai fumi di scarico, li raffreddassi nell'atmosfera, man mano si raffreddano i fumi e poi me li riprendo nell'aria. Perché non posso farlo? Perché non posso mettere qua un sistema, uno scambiatore che mi riporti i fumi qua? Perché ovviamente l'ossigeno non c'è più, giusto? Se ho fatto una combustione stechiometrica e questo si spegne dopo un giro, questa cosa, giusto? Quindi non lo posso più fare. Quindi in realtà è solo dal punto di vista termico che funziona il ragionamento. Cioè questi fumi effettivamente a pressione costante si raffredderanno in atmosfera. E io però prenderò non più i fumi, quindi cambio specie chimica. Quindi il ragionamento, mentre dal punto di vista termodinamico
termico regge, cioè il ciclo, questo è un sistema termico, no? Cioè io una volta che l'ho scaricato i fumi faranno a pressione costante e si raffredderanno. Dal punto di vista chimico non funziona, perché se io rielaboro gli stessi fumi, la macchina si fermerebbe. Va bene? Però posso, poiché dal punto di vista termodinamico regge, a meno del ragionamento chimico regge, posso utilizzare ancora questo ciclo come rappresentativo di questo impianto, sebbene, diciamo, ho una variazione della specie chimica all'interno del mio impianto stesso. E quindi ho una forzatura quando scrivo, che quando dico che il CP resta costante. Ma ce l'avevo pure prima, il CP mica era costante. Abbiamo detto che non è costante il CP. Perché? Perché il CP è funzione della temperatura, non è costante nei gas ideali. E quindi a temperature elevate il CP non sarà mai uguale. Quindi anche prima stavo facendo una forzatura dal punto di vista calcolativo. La continuo a fare, non, va bene lo stesso. Quindi funzionano ancora queste relazioni che abbiamo scritto, funzionano anche per questo tipologia di impianto. Va bene? Ovviamente con tutte le cautele del caso del fatto che i CP io li sto considerando costanti. Quella è il, diciamo, il vulnus di questa trattazione. Cioè sto considerando il CP costante quando il CP non era. Quindi il problema non è che il ciclo non è questo, non è rappresentativo della trasformazione che avviene qua dentro. La trasformazione è quella. Cioè io ho una compressione, vedete? Compressione. Un aumento della temperatura, quindi un riscaldamento, ed ho ovviamente un'espansione, eccola qua. Dopodiché ho un raffreddamento in aria di questi fumi e non lo scambio. Questa è la prima forzatura, c'è un'altra piccola forzatura, vediamo se la riuscite a individuare. Dovete essere già di bocca buona. Non si chiude anche per un altro motivo, ma è piccolo. Allora, portate massiche, qua cosa entra, ragazzi? M punto dell'aria, qua cosa entra? M punto dell'aria più comune, sì, però è piccolo anche questo. Quindi consideriamo in tutto questo gioco, stiamo considerando qui la portata massica costante, ma in realtà c'è anche il combustibile. Quindi su questo, ovviamente, se volessi fare, poi vi posso fare i calcoli per bene, devo fare qua M punto dei fumi, che è la M punto del combustibile più la M punto dell'aria, e qua la M punto solo dell'aria. Quindi attenzione, perché come vedete le ipotesi che io utilizzerò in questa, diciamo, trattazione e voi nei calcoli dei vostri esercizi sono queste due di cui abbiamo parlato: portate massiche costanti, CP costante, e sono due ipotesi non, a rigore non vero. Va bene? Allora, è chiaro che a fronte, diciamo, di questa, diciamo, perdita di due scambiatori, della semplicità di trattazione che volete, eccetera, avete ottenuto un sistema estremamente compatto. Cioè voi, non so se avete mai visto, diciamo, quando andate, diciamo, sull'aeroplano, non so se avete mai visto, diciamo, il motore dell'aeroplano. Questi turbojet o dei turbofan potete avere, però ovviamente noi adesso non scendiamo tanto in dettaglio. Al loro interno hanno questo, cioè sono questi oggetti qua, sono messi all'interno di un unico sistema, in quei bomboloni che sono sotto gli aerei, per capirci, in cui voi vedete, diciamo, girare già, diciamo, non so se avete mai visto il motore che si mette, voi vedete praticamente già, diciamo, la parte del compressore, diciamo, che gira. Quindi vedete già, in effetti, è tutto compattato all'interno, diciamo, di quel sistema. Ovviamente anche la parte finale, che però fa un qualcosa di diverso, prende, cioè, un ugello, quindi accelera questi fluidi, perché questo è un, diciamo, nei motori a reazione ovviamente va accelerato il fluido, e quindi tutta l'energia che voi avete del sistema vi serve anche per accelerare poi il fluido. Altrimenti l'alternativa, qua ci, diciamo, ci mettete nei turbofan, mettete un'elica davanti e quindi utilizzate questo motore anche in un altro modo, ma questo è macchine, quindi a me non interessa nulla, né questo né questo. A me vi ho solo detto, vi ho fatto un piccolo salto in avanti, perché questi sono oggetti che poi vedrete nella realtà, cioè non è che stanno soltanto sulla termodinamica, questi sono oggetti reali, macchine che utilizzerete, che progetterete. A me, quindi attenzione poi a dimenticare la termodinamica, perché senza termodinamica non scrivete nulla. Okay. Detto questo,
questo mondo, quindi fatta le opportune differenziazioni, poi c'è, diciamo, alcuni libri dicono se faccio il primo salto tra Joule, impianto Joule, impianto Joule aperto, cioè un ciclo Joule, ciclo Joule aperto, è questo qua. Poi il secondo salto, che consiste nel tenere il CP costante, si chiama ciclo Joule freddo, qualcuno dice. Freddo vuol dire che prendo il CP del fluido, diciamo, dell'aria fredda e la utilizzo all'interno. Prendo il CP dell'aria, diciamo, fredda, e la utilizzo anche quando sta in condizioni di temperatura altissima. Quindi questa è la doppia, diciamo, ipotesi, e danno in questo gergo, chiamano Joule chiuso aperto, freddo, diciamo, per indicare che il CP utilizzo pure dell'aria fredda. Però questo, diciamo, è un gergo che, se volete utilizzarla, diciamo, potete tranquillamente, l'importante è che sapete quali sono le ipotesi che stiamo utilizzando, poi come si chiamano il gergo, questo poi lo imparerete anche con il tempo. Allora, l'ultimo aspetto è come migliorare i rendimenti di questi impianti. Allora, abbiamo visto che questo è il ciclo Joule base. Allora, adesso possiamo modificarlo. Ma a questo punto siete voi che mi dovete dire, voi meccanici, perché gli elettrici ancora non sanno come posso migliorare. Allora, i meccanici sanno bene che le reversibilità dove stanno, ragazzi? Come le posso vedere? Vedete le reversibilità? Le posso, anche gli elettrici l'hanno visto nella reazione. Stanno nel fatto che la temperatura media di adduzione è più bassa, diciamo, rispetto alla temperatura del set, giusto? E la temperatura media di cessione, anche questa, è più bassa. Quindi che cosa potrei fare per migliorare i delta T? Perché ovviamente, diciamo, io posso vedere o come, diciamo, il problema lo posso vedere come, diciamo, generazione entropica. Quindi se ho differenze di temperature, diciamo, tra le temperature del set e le temperature medie di adduzione, ovviamente questo si trasforma in generazione entropica. Oppure lo posso vedere come temperature medie di adduzione e sottrazione, anche questo potrei scrivere il rendimento come 1 meno QB su QA, e quindi anche qui potrei vedere che all'aumentare di T, a disemplificare per il delta S come ho fatto l'altra volta, e quindi parlare di 1 meno la temperatura media di somministrazione e la temperatura media di cessione. Lo devo fare? Oppure vi ricordate quello che vi ho detto l'altra volta? Te lo faccio, Allora, rendimento ciclo Joule, cosa è uguale? A 1 meno QB su QA. Ci siete fin qui? LT meno LC, a cosa è uguale? A QA meno QB, giusto? Quindi QA meno QB, qua se ne vanno, quindi resta questo. Questa a cosa è uguale? A 1 meno temperatura media di, diciamo, cessione TP per delta S. Questo ovviamente stiamo sempre parlando di ideale, temperatura media di somministrazione T con A per delta S. Ma guarda un po', poiché i due delta S sono uguali nel ciclo reversibile, eccoli qua, stanno qua, giusto? Delta S e delta S se ne vanno, e quindi l'altra volta abbiamo detto, per migliorare il rendimento posso agire sulle temperature medie di cessione abbassandola e somministrazione alzandola, va bene? Detto questo, a questo punto vi chiedo cosa posso mettere in campo per fare queste cose? Secondo voi, che cosa potrei fare per alzare questa curva? Senza toccare, diciamo, cosa? Uno scambiatore. E cioè? Cioè, potrei fare così, guardate ragazzi. Potrei far non espandere tutto, mi fermo fin qui, risalgo qua e poi scendo qua, giusto? Potrei fare questo. Perché ce la fare questo? Che ho fatto? Ovviamente nella temperatura media l'ho alzata, vi trovate che si è alzata parecchio punto. E non solo potrei fare questo, potrei fare anche un'altra cosa. Potrei fare un cooling qua. Comprimo, faccio questo e poi salgo qua. Ci siete? Avete capito perché? Allora, a questo punto lo potete vedere ancora. Questo ragionamento lo potete fare sulle temperature medie di cessione, perché la temperatura media di cessione io l'ho abbassata, perché questo pezzo si aggiungerà a questo pezzo che tenevo prima, abbassando la temperatura, perché questo, diciamo, è fin qui, questo è fin qui. E quindi ovviamente mi fa abbassare questo, la temperatura media di cessione, questo me la fa alzare.
addirittura ne potrei fare più, anche più di uno, giusto? Cioè potrei fare tante, diciamo, risurriscaldamenti e tante intere refrigerazioni. Cioè potrei trasformare addirittura il ciclo in un ciclo fatto, in un ciclo fatto così. Cioè sostanzialmente infiniti risurriscaldamenti, infiniti cooling, giusto? Quindi potrei addirittura, diciamo, ottenere una cosa fatta così. A quel punto avrei fatto una macchia di Carnot. Perché avrei fatto una macchia di Carnot? Se apprendiste tempo ideale. Perché alla fine potrei prendere questa energia qua e trasferirla a quest'altra, diciamo, in cessione, e trasferirla in somministrazione. E quindi alla fine non mi costerebbe praticamente quasi nulla. Quasi nulla. Detto questo, quello che io in realtà posso fare non è questo. Non posso fare infinite refrigerazioni e infinite riscaldamenti. Non lo posso fare. Perché non lo posso fare? Per gli stessi motivi per cui sto ricorrendo a questa parte. Uno, perché, diciamo, per fare questo devo aggiungere cosa? Devo spezzare questa turbina a gas in due pezzi, devo ritornare ad aggiungere eventualmente un ulteriore combustore qua e devo tagliarlo, poi ovviamente devo andare a fare un'altra turbina a gas qua così, giusto? Cioè dovrei fare una macchina più pesante, cioè da aggiungere pezzi, e io tanti pezzi non li posso aggiungere, non solo questo, ma dovrei fare pure qua qualche altra cosa. Che cosa dovrei fare? Questo compressore non lo posso fare così, devo fare un altro compressore che fa così, e qua devo pure raffreddare il problema, quindi devo mettere uno scambiatore. Quindi capite bene che cosa vuol dire dal punto di vista pesi questa cosa, cioè significa appesantire la macchina, cosa che non mi posso sempre permettere, va bene? E questo assolutamente è un problema per cui queste, mentre nei ranking diventa solo una questione di costi, qua diventa una questione di costi e una questione di peso. Mentre nel 5 ranking io non vi ho proprio detto vabbè appesantiamo la macchina, che sta a terra. Qua invece vi dico attenzione, questo aumenta di peso, quindi modifica il rapporto potenza-peso e, diciamo, ovviamente modifica ovviamente anche i costi, ma questo non si può in seconda battuta, così come nel ranking. C'è un'ultima cosa che possiamo fare, ragazzi, oltre questa, ed è invece la cosa che, diciamo, che normalmente si fa di più, oltre che queste due modifiche di cui vi ho parlato. Piuttosto che andare a fare un ciclo fatto così, quello che si fa spesso è questo. Queste sono due isobare, come al solito. Punto 1, punto 2, S, punto 2 sta qua. Questo è il punto 3. Questo è il punto 4S e questo è il punto 4. Allora, una cosa che viene fatta spesso è questa. Guardate questo punto 4 in cui state scaricando in aria, diciamo, a una temperatura superiore alla temperatura T con 2 in cui arrivate qua dopo la compressione. Qua state in 1 e qua state in 2, va bene? Allora, la temperatura T con 4 è a volte molto più grande rispetto alla temperatura T con 2. Voi prendete energia e la buttate in aria. Dice, ma conviene buttare questa energia di questo gas così? Cosa potrei fare? Potrei mettere uno scambiatore che prende l'energia di questo, diciamo, T4 e riscalda da T2 virtualmente fino a T4. Potrei farlo. Cioè recupero energia. Invece di bruciare combustibile per portare da 2 fino a 4, e io praticamente, diciamo, a 4 ci arrivo gratuitamente. Va bene? Quindi metto
una rigenerazione qui che mi consente di prendere questa energia, portare, diciamo, uno scambiatore, quindi portare questo oggetto qua e portare uno scambiatore che mi consente di fare, di preriscaldare, no, pardon, scusatemi, ho messo il posto sbagliato, mi consente di assolutamente qua. Ecco qua, quindi prendo il gas di scarico, invece di buttarlo direttamente, lo porto alla fine del compressore per preriscaldare fino al punto, diciamo non è 4 perché se fosse 4 avrei uno scambiatore infinito, ho un punto sicuramente più piccolo rispetto a 4, quindi rispetto a un punto P, va bene, che però mi, ovviamente mi torna dal punto di vista termodinamico assolutamente gratuitamente. E lo stesso ovviamente questo punto 4 non arriverà più a punto 2, diciamo è chiaro che questa energia qua la devo dare qua, questo se qua arriva fino a qua, qua arriverà fino a un punto che sarà leggermente più alto rispetto al punto 2, evidente, no? Ovviamente sto parlando di che cosa? Di uno scambiatore in controcorrente, perché altrimenti farei molto meno, giusto? Mi fermerei qua in mezzo, non potrei arrivare a una temperatura così bassa. Quindi sto parlando di un, diciamo, di uno scambiatore già in controcorrente, quindi già ottimizzato. Lo trovate? Perché altrimenti nei scambiatori in controcorrente il punto di uscita Q non potrà mai essere più, diciamo, più piccolo rispetto al punto di uscita qua. Ricordate? Devono essere, diciamo, questo diventa più grande di questo. Invece qua vediamo esattamente il contrario. Poi ragazzi, non dormite. Nei punti, diciamo, nello scambiatore in controcorrente, questo è il punto d'ingresso, questo è 4 punto d'ingresso, questo è 2. E questo è P e questo è Q. Vedete che questo è P2P, esatto, e questo è Q, esatto. Allora vedete che Q nell'equicorrente è maggiore rispetto a P. Non può stare sotto, invece qua sta sotto. Quindi cosa vuol dire? Che sto utilizzando una macchina, uno scambiatore fatto così. Quindi 4, questo è il punto Q. Questo è 2, questo è il punto P. E vedete che P può diventare più grande in questo caso. Ve lo dico stando a rappresentare che sono ormai la memoria, voi andate. Queste erano le aree, diciamo, vi ricordo, questo era il diagramma temperature area A con X. L'ho fatto 50 volte questo diagramma, a 52. E quindi posso, non ve lo faccio perché adesso state colti, posso riscrivere il rendimento a questo punto, attenzione, perché il rendimento non è più questo, ma è LT meno LC fratto, non diventa più tutto quanto questo H3 meno H2 il Q con A, ma diventa H3 meno HP, cioè la quantità di energia che dobbiamo dare per far muovere questo ciclo diventa più piccola, la Q con A l'ho ridotta, diciamo, a fronte di nessun vantaggio, perché io non ho levato né nella, diciamo, nell'espansione né ho messo nel Q. Quindi il ciclo per quanto riguarda il lavoro di turbina e il lavoro di compressione resta lo stesso, le quantità restano le stesse, quello che mi è cambiato è la quantità Q con A che sto. Ovviamente guardate che questo non è che sempre lo posso fare, questa situazione la posso realizzare quando il punto 4 ha un valore più grande, la temperatura T4 è più grande della temperatura T2. Se il ciclo fosse fatto così, ragazzi, questa è una domanda d'esame. Sempre. Voi mi fate il vostro bel ciclo, quindi questa è la macchina che mi portate e io vi dico va bene signori ragazzi, 1, 2, 3 e 4, vi dico fatemi la rigenerazione e voi impazzite, anzi mettete lo stesso in contraddizione col secondo principio, perché la temperatura T4 andrà a riscaldare il fluido che entra in 2, non lo posso fare, e se lo fate, diciamo, anzi lo raffreddate, lo riportate qua dietro, giusto? E quindi che cosa fate? Vi suicidate all'esame, giusto?